Oh <laughs> Benvenuti sempre all'ascolto della parola festiva domenicale. Siamo arrivati alla domenica 21 e con essa chiudiamo anche il mese di agosto. Eh, abbiamo fatto un tratto di strada abbastanza impegnativo, ecco. Non so se qualcuna delle parole abbia potuto eh, coinvolgervi, interessarvi. Eh, e via di questo passo, ma vorrei brevemente dire il cammino che abbiamo tentato di percorrere. Siamo partiti dal, noi lo chiamiamo miracolo, dal segno, è un indice, non è la sostanza, è una specie di freccia appuntita il segno che ti indica la direzione da prendere. Partendo dal segno allora del pane moltiplicato, che ha messo al seguito di Gesù una folla trabocchevole fino a far prendere a loro le barche perché, senza di lui, o meglio del suo pane, non avrebbero potuto allietarsi del nuovo giorno se era tale che incalzava. Siamo partiti di lì. E poi ad agio ad agio Gesù ha cercato di correggere il tiro. Mormoravano, si impuntavano, eh, dicevano un sacco di, di, di difficoltà e tutte alla portata loro. Bisogna anche avere un po' di eh, compassione anche per quelle persone che sono poco addentro anche come volontà dentro ai misteri di Gesù. Ecco. Eh, però il fatto stesso che lo seguissero al di là del motivo funzionale del pane li porta a desiderare un altro pane, il pane che noi chiamiamo eucaristico, pane soprasostanziale. E anche qui ci sarebbe tutto da vedere, ecco, perché gli squarci dei quali ho potuto giovarmi sono stati veramente pochi e castigati e forse anche detti male. Adesso, in questa ultima pagina, troviamo non i giudei che si impuntano, ma i discepoli si sono lasciati prendere la mano. Hanno ceduto a coloro che in qualche modo avevano chiuso il cuore a Gesù. Questa parola è dura. Chi può ascoltarla? E Gesù questa volta non ha bisogno di ascoltare con i timpani, sta ascoltando dentro di sé. Sente forse l'incoraggiamento del Padre a continuare ad aver pazienza, a dire e a ridire. Loro mormorano e tu dici le parole che per loro sono importanti. Vi scandalizza questo? Ma se vedeste salire il Figlio dell'uomo là dove era prima? La vita cristiana è un segno che ci sposta continuamente che ci dà desideri veramente, forse mai sperimentati, ma che sono il vero desiderio. Noi su questa terra adesso soprattutto ci lamentiamo tanto perché le cose vanno male, perché ci sono troppi truffaldini, perché questo, perché quello. E Gesù che ci rincuora dicendo non temere niente, prendi il mio dono. Eh, vedrai che le cose non è che devi cambiare le cose, ma cambierai tu rispetto alle cose. Darai meno importanza anche alla vita che, stai, che ti sta soffocando su questa terra. Ecco, questo linguaggio è duro dunque, non si può intendere. Ancora questa mormorazione che si allarga questa volta non lascia fuori proprio nessuno sono troppo legati alla carne, a ciò che passa, a ciò che ti manca, a ciò che forse anche ti affascina a volte e che ti confonde poi dopo, che non ha in sé la forza di darti prospettive. È grave questo perché la mancanza di un futuro, se chiudiamo la vita tra nascita e morte, non restiamo molto soddisfatti. Pensate a, a chi vive pochissimo, a chi vive malissimo, come fa ad adattarsi a questo mondo? E di fatti, anche se non se ne parla, mi dispiace dirlo adesso come sovrapensiero, sono cresciute le morti da suicidio, stanno crescendo che ci sto a fare su questa terra. Gli altri mi prendono come un impiccio, un voglia da far niente nessuno che ti esalti un poco, che possa individuare la fatica dei tuoi passi e rassicurarti, ma vedrai, eh, qua ci vorrebbe l'opera di una grande consolazione, soprattutto per gli amarezzati dalla vita. E Gesù raccoglie anche la sfida che in qualche modo fuoriesce dalle labbra dei suoi discepoli. E dopo in un un'impennata che ha veramente il privilegio di riempire il cuore di Gesù, certamente, ma anche il cuore degli altri discepoli, è l'impennata che scaturisce da quella stranezza che è sempre Pietro, una volta alto, una volta basso, questa è una delle volte che lui eh, vince la chiusura stessa del cielo. Semmai questa fosse proibita a qualcuno. Dove vuoi che andiamo, Signore? È bellissima questa domanda. E Gesù prima aveva detto... Interpretando bene i loro sentimenti, forse volete andarvene anche voi. Gesù non vuole gente che lo segua senza consapevolezza, senza aver interiorizzato la forza del suo messaggio e anche la freschezza del suo dono. Andatevene, se la pensate così, non ci state bene nemmeno voi accanto a me. No, Signore, noi ti seguiremo dovunque tu vada. Eh? E Gesù che lì fa un'altra lezione che è impossibile riprendere. Signore, da chi andremo? È detto qui nel testo, tu hai parole di vita eterna. Vedete un'altra volta fino alla fine c'è questa vita eterna. La vita che viviamo nel tempo che cosa diventa? A volte diventa una cosa insopportabile, ma la vita promessa quella sarà piena di luce e di pace. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E questo duettare tra Pietro e Gesù si rivela davvero decisivo. A Gesù nessuno tema di affidarsi, anche quando protegge e custodisce verità che non sono di questo mondo, allora Gesù è ancora più affidabile. Buona domenica, buona vita e così abbiamo concluso il turno delle domeniche così, di agosto. Saluti e grazie a tutti.